Scrivi l'equazione della retta parallela alla retta di equazione x meno 3y più 1 uguale 0, condotta per il centro della circonferenza passata per i punti di coordinate 0, 2, 1, 1, 1, 3 e trova l'area del triangolo che questa retta forma con gli assi cartesiani. Secondo problema di riepilogo sulla circonferenza, qui ci chiedono non l'equazione della circonferenza, ma l'equazione di una retta parallela ad un'altra retta. È che però ci dicono condotta per il centro, che vuol dire, che passa per il centro di una circonferenza, di cui non ci danno l'equazione, ma ci dicono che questa circonferenza passa per i 3 punti. Quindi in realtà l'equazione della circonferenza dobbiamo trovarla, perché la circonferenza passa per quei 3 punti, e poi nota quella circonferenza ci tiriamo fuori il centro, e poi noto il centro, quella retta lì, insomma, andiamo avanti. Cominciamo a determinare l'equazione della circonferenza che passa per i punti 0, 2, 1, 1, 1, 3. Cosa dobbiamo fare? Un sistema. Vi ricordo che abbiamo visto nei problemi, quelli dove ci chiedevano di determinare l'equazione della circonferenza, note determinate informazioni, abbiamo che l'equazione generica di una circonferenza è sempre questa, x quadro più y quadro più ax più by più c uguale 0, dove notate che cos'è che non sappiamo qui? Non sappiamo a, non conosciamo b, non conosciamo c, quindi non conosciamo 3 cose. Le incognite vuol dire sono 3. Ci servono quindi 3 equazioni. Quali sono? Beh, cominciamo. Imponiamo che il punto 02 passi per la circonferenza, così è 1,1 e 1,3, cioè vuol dire che cominciamo 0 al quadrato, mettiamo al posto dell'ascissa dove c'è l'ascissa 0 e al posto dell'ordinata 2, 0 al quadrato più 2 al quadrato, vedete, più a per 0 perché x è 0, più b per 2 più c uguale 0. Questo è il passaggio per il punto 02. Circonferenza ci dicono passa per 0,2, però la circonferenza ci dicono anche che passa per il punto 1,1, cioè al posto della x, ovunque ci sia la x, ci mettiamo 1, al posto della x, ovunque ci sia la x, ci mettiamo 1. 1 al quadrato più 1 al quadrato più a per 1 più b per 1 più c uguale 0. Infine, la circonferenza passa anche per il punto 1,3, che vuol dire mettere al posto di x, ovunque ci sia x, il valore 1, sostituire e sostituire al posto di y, ovunque ci sia y, il valore 3. Cioè vuol dire 1 al quadrato più 3 al quadrato più a per 1 più b per 3 più c uguale 0. Facciamo i nostri conti. 0 al quadrato è 0, quindi niente. A per 0 è 0, quindi niente. Abbiamo che b per 2 è 2b più c più 4, 2 al quadrato è 4 uguale 0. La prima equazione quindi è 2b più c più 4 uguale 0. Fatto in pratica 2 per b, 2b più c e 2 al quadrato è 4. Nella seconda, 1 al quadrato è 1, 1 al quadrato è 1, 1 più 1 è 2, quindi il coefficiente sarà 2. A per 1 è A, B per 1 è B, quindi abbiamo A più B più C più 2 uguale 0. A più B più C più 2 uguale 0. Seconda equazione, quella che riguarda il passaggio della circonferenza per il punto di coordinate 1, 1. Vediamo che 3 al quadrato è 9, 1 al quadrato è 1, 9 più 1 è 10. A per 1 è A. B per 3 è 3b, quindi abbiamo a più 3b più c più 10 uguale 0. Ripeto, 9 più 1 è 10. E questo è il nostro sistema dal quale ci tireremo fuori i valori di a, b e c, li metteremo lì e avremo l'equazione della circonferenza, dalla quale poi ci tireremo fuori a sua volta le coordinate del centro. A questo punto si tratta di risolvere quel sistema. Cominciamo da un sistema in 3 equazioni e 3 incognite. Potete risolverlo come vi pare. Io sceglierei sempre come equazione la più semplice, la prima, dalla quale mi tirerei fuori c. C è meno 2b meno 4. E andrei a sostituire c, che è meno 2b meno 4, nella seconda e nella terza. Quindi otterrei a più b, al posto di c ci metto meno 2b meno 4 più 2 uguale 0. Nella terza, a più 3b. Al posto di c ci vado a mettere meno 2b meno 4 più 10 uguale 0. A questo punto mi concentro sulla seconda e sulla terza equazione. C è sempre meno 2b meno 4. Noiosissimo questo problema. Dunque, a rimane a, b meno 2b è un meno b, 2 meno 4 è un meno 2. La seconda equazione è diventata a meno b meno 2 uguale 0. La terza, a rimane a. 3b meno 2b è un b, 10 meno 4 è 6 uguale 0. Direi di, a questo punto, concentrarmi sulle ultime 2 equazioni e fare una semplice somma delle 2 equazioni. Quindi scriverei ancora dalla prima equazione c è sempre meno 2b meno 4, lascerei così com'è a meno b meno 2 uguale 0 e farei la somma
In pratica moltiplico la seconda equazione per 1. 1 per A è A, A più A è un 2A. 1 per meno B è meno B, ma meno B più B è 0, niente. 1 per meno 2 è meno 2, 6 meno 2 è 4. Ecco qua cosa ottengo. L'ultima equazione è un'equazione di un'incognita A che si ottiene raccogliendo un 2, 2 che moltiplica A più 2 uguale 0. Dividendo per 2 se ne va il 2 a sinistra, A più 2 uguale 0, quando A è uguale a meno 2. Ho trovato già che A è meno 2. Ma se A è uguale a meno 2, lo vado a mettere nella seconda, ottenendo che, guardate, se metto meno 2 lì, meno 2 che A, meno 2 fa meno 4, viene meno B, meno 4 uguale 0, che vuol dire B più 4 uguale 0. Dalla seconda otteniamo che B è uguale a meno 4. Ma se B è uguale a meno 4 e A è uguale a meno 2, sostituendoli nella prima, in particolare va a sostituire solamente B, si ottiene che C, guardate, è meno 2 per meno 4 meno 4. Meno 2 per meno 4, meno per meno più. 2 per 4 8, 8 meno 4, 4, C uguale a 4. Facilmente abbiamo risolto questo sistema nelle tre equazioni, nelle tre incognite A, B e C. A questo punto scriviamo facilmente l'equazione della circonferenza richiesta, sostituendo al posto di A e di C incognite i valori rispettivamente meno 2, meno 4 e 4. E questo è già, diciamo, un passo importante che comunque spero che abbiate fatto anche voi, no? Quindi avremo che l'equazione richiesta è x quadro più y quadro più ax, quindi meno 2x, più by, quindi meno 4y, più c più 4 uguale 0. Perché ci serve l'equazione cartesiana di questa circonferenza? Perché da questa qua, noi sappiamo che noi, conoscendo l'equazione cartesiana della circonferenza, è sempre possibile determinare le coordinate del centro e anche il raggio. In questo caso ci servono le coordinate del centro, perché ci dicono che la retta di cui ci chiedono l'equazione, oltre ad essere parallela alla retta x con 3y più 1 uguale 0, è anche condotta per il centro di questa circonferenza, quindi vuol dire passa per il centro. Il centro, vi ricordo, a coordinate meno a mezzi e meno b mezzi, no, nota l'equazione. Visto che a, abbiamo visto, è meno 2 e b è meno 4, chi è il centro? Il centro sarà. Dunque, se a è meno 2 vuol dire che meno a è 2, quindi viene un 2 mezzi qui. Se B è meno 4, meno B sarà 4, questo è 4 mezzi. Guardate un po', 2 mezzi è 1, 4 mezzi è 2. Il centro di questa circonferenza che passa per i punti 0, 2, 1, 1, 1, 3 vale 1, 2. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la mia retta, di cui voglio l'equazione, di cui il testo mi chiede l'equazione, è passante per il punto C di coordinate 1, 2 ed è parallela alla retta x meno 3y più 1 uguale 0. Vi ricordo che come si determina l'equazione di una retta che passa per un punto ed è parallela ad un'altra retta? Basta sfruttare questa equazione che è y meno y con 0 uguale m che moltiplica x meno y con 0. È una formula molto importante perché x con 0 e y con 0 sono le coordinate di C, quindi x con 0 sarà 1 e y con 0 sarà 2. Ma chi è m? M è lo stesso m di x meno 3y più 1 uguale 0. Perché? Perché ci dicono che le due rette sono parallele. Quando due rette sono parallele vuol dire che hanno lo stesso coefficiente angolare. Basta determinare da lì, vi ricordo che m di una retta in forma implicita, così come ce la danno, è meno a su b, cioè a è 1, quindi meno a è meno 1, b è meno 3. Meno 1 su meno 3 è un terzo, m è un terzo, e quindi la mia retta, che la possiamo chiamare r, per esempio, me la invento io il nome della retta, sarà y meno y con 0, quindi y meno 2 uguale un terzo m, che moltiplica x meno y con 0, x meno 1. Ed ecco la retta che abbiamo ottenuto, che otterremo parallela a quella e passate per il centro di coordinate 1, 2. Allora, direi di moltiplicare per 3 entrambi i membri di questa equazione, scrivendo che R è un 3y meno 6, 3 per y e 3 per meno 2 uguale x meno 1. Lasciamola in forma implicita anche lei. La retta richiesta quindi è equazione, guardate, portando 3y e meno 6 a destra, quindi cambiando il disegno, avrà equazione in forma implicita x meno 3y, vedete che è uguale, cambierà solamente il coefficiente quello c, che in questo caso è 5, perché 6 meno 1 è 5. X meno 3y più 5 uguale 0, è la retta che ci viene richiesta dal testo, quindi abbiamo risposto alla prima parte di questo problema. La seconda parte poi ci fa un'altra domanda, ci dice di calcolare l'area del triangolo che questa retta forma con gli assi cartesiani. Andiamo a disegnarla un attimo, sta retta.
possibilmente non facendo delle cose decenti. Dunque, per disegnare la costretta conviene scrivercela in forma esplicita, nonostante io l'abbia scritta in forma implicita, non fa niente. Allora, da qui ottengo che, portando meno 3y a destra, ottengo che 3y è uguale a x più 5. 3y è uguale a x più 5. Poi, dividendo per 3 entrambi i membri, ecco che la retta in forma esplicita è y uguale x più 5 terzi, che spezzando in 2 sarà un terzo x più 5 terzi. Vi ricordo che questa retta è parallela alla retta y uguale un terzo x, retta che passa per l'origine, ma che ha intercetta pari a 5 terzi. Vi ricordo che 6 terzi è 2, 5 terzi sarà 1,9, quindi diciamo che sarà all'incirca questo. Quindi diciamo che la retta potrebbe essere pensata così, un po' storta. Questo è il punto 0,5 terzi, perché 5 terzi è l'intercetta. Questo che punto è il punto intersezione della mia retta, che è y uguale un terzo x più 5 terzi, con l'asse delle ascisse, che si ottiene dando 0 alla y. Se fate i conti dovreste ottenere il punto meno 5, 0. Perché? Perché viene un terzo x più 5 terzi uguale 0, moltiplicando per 3 viene che x più 5 uguale 0, x uguale meno 5, quindi meno 5, 0, 0, 5 terzi sono i due punti per i quali passa questa retta. Diciamo che è un pochino più, ancora un pochino più stretta, io supponiamo che sia questa. E quindi il triangolo che si viene a formare sarà questo, perché ci dicono calcola l'area del triangolo che la retta forma con gli assi cartesiani. Come si fa? Beh, è molto semplice, perché questo triangolo che si è formato non è un triangolo qualunque, è un triangolo rettangolo, ovviamente, parliamo di assi cartesiani, che ha come ipotenusa il segmento che è contenuto nella retta y uguale un terzo di x più 5 terzi, ma come cateti, quello minore che è il segmento che è contenuto nell'asse y, e quello maggiore che è questo, la base contenuto sull'asse delle x. Quindi basterà conoscere la misura di quei due segmenti. Vi ricordo che l'area di un triangolo è base per l'altezza di G2, che in particolare se il triangolo è rettangolo diventa cateto maggiore per cateto minore diviso 2. Ma quanto valgono queste? Allora, questo quanto vale? Questo vale 5. Sarebbe modulo di meno 5, no? E questa misura quanto vale? Modulo di 5 terzi, 5 terzi. Quindi l'area di questo triangolo sarà base 5 per altezza 5 terzi, tutto fratto 2. 5 per 5 terzi è un 25 terzi. Per un mezzo viene 25 sesti. 25 sesti è la misura dell'area che ci è stata richiesta. E vi ricordo che, come dice il testo, la retta che inizialmente ci hanno chiesto aveva l'equazione x meno 3y più 5 uguale 0.